Gaetano Veronesi, nato il 23 settembre del 1950 a Sant'Ambrogio. Primi ricordi che ho delle lotte sindacali è quando ero bambino, torno agli anni 58-59, e sapevo, per sentito dire, che era per poter ottenere il contratto nazionale del settore del marmo. Che allora? Beh, ovviamente non c'era. E dopo successivamente? E dopo è stato un periodo strano, secondo me, ma è un po' difficile da spiegare. E si è allargata la base operaia, entra dentro, come si può dire, braccianti, ex emigrati e così, e lì direi che è stato un periodo più, meno, le lotti erano meno, come si può dire, forti, più soft. Perché era quelli che lavorava, tanto non ne fregava niente, diceva, perché a casa gli hai i campi, perché questo, perché l'altro. E dopo si è ripreso invece, beh, con l'autunno caldo del 69, insomma. Ma a quel tempo lì io non ero ancora in categoria. Appena finito il militare non ho più trovato lavoro come litografo e sono andato a Acquarela, provvisorio, e ci sono stato 36 anni. 40? Facevo il marmo agglomerato. Allora eravamo in 70, quando ho smesso eravamo 430. Ma queste le vicissitudini. Cos'è il marmo agglomerato? Marmo agglomerato è marmo che si fa con, come si può dire, con varie pezzature di marmo macinate col frantoio e mescolate con o il cemento o la resina. Nel nostro caso era maggioranza resina. Resina di stirolo. Si fanno dei blocchi dentro delle casseformi che hanno, tra l'altro hanno il vantaggio confronto ai blocchi che si cavano in maniera naturale, diciamo così, che sono tutte omogenee e uguali. Per cui anche le macchine che dovevano lavorarli, sia i telai per la segagione, sia le macchine per la lucidatura, sia le frese per il taglio, le eventuali mattonelle o vari, erano standard, perché le misure erano standard. Il discorso del rapporto tra operai e artigiani è abbastanza complesso, perché di solito, per esempio parlo per Acquarela, ne avevamo una decina di artigiani, ma erano, come si dice, artigiani proprio, non erano dipendenti della ditta, loro lavoravano, ci davano le lastre, noi alla sera, mi ricordo col capo, si andava a prendere le lastre, si contavano, e il problema, la ditta gli forniva lastre da illustrare, acqua e corrente, credo, e loro tanto, venivano pagati tanto al metro. Tra l'altro quelli lì dopo quasi tutti hanno messo su azienda da soli, verso gli anni 75, così. Erano, cioè, prendevano bene, insomma. Erano No, 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 ben non hanno mai, quelli lì di solito non era nessuno che è stato operaio, ma da ragazzo, diciamo, prima del militare. Poi dopo subito cominciavano, di solito cominciavano a lucidare i pavimenti in opera, con la macchina che noi chiamiamo genovese, che dovrebbe chiamarsi anche genovese. È una lucidatrice mobile, sulle ruote, insomma. E poi quando venne fuori questo discorso e servivano tante lastre lucide, allora si mettevano in un posto fisso, magari anche sotto una baracca o dentro le aziende del marmo, là in un posto, però loro erano completamente... non c'entravano niente, non erano dipendenti dell'azienda, insomma.